non è messa, eh? Oh, mi sono rinfrescato un po'. Allora, diciamo subito che noi ci muoviamo sempre secondo i grandi principi enunciati dal grande scrittore Giovanni Papini. Chi gratta la rogna altrui, la sua rinfresca. Okay. Bella, questa non la conoscevo. Bene. Tralasciando Papini, che è dell'Ottocento e quindi... No, diciamo del Novecento. Vabbè, inizio del Novecento, vabbè, diciamo. Sì. Che è sicuramente attualissimo, ma non contestuale a questa situazione qua, nello specifico. Allora, noi oggi abbiamo depositato, non lo so... L'ennesima. L'ennesima, il numero abbiamo perso. Perché la mia nostra vecchia iniziativa politica, la utilizzo come maglietta canottiera. Appunto, faccelo vedere. Noi siamo sempre per una rete dei cittadini. Sempre. Anche se il partito è un po' rete carente. Dei cittadini è stato molto carente. È stato molto faticoso. È anche ingiusto. È soprattutto irriconoscente nei nostri confronti. Vabbè, ma non facciamo rivendicazioni di questo genere che non siamo. Allora, querela per la subdola, ingarbugliata, ingestibile, iniqua ed incostituzionale parodia del processo civile telematico. Oh, allora, la premessa, per chi non lo sapesse, è che questi lor signori sono intenzionati a telematizzare il processo, cioè non c'è più bisogno di a carta. Partire da Bassanini, esatto. Il quale Bassanini sappiamo bene perché il conto di chi lavorava e lavora e lui e la moglie certo. No, sempre, allora, ragazzi, anche la moglie è molto a più alto livello di lui adesso. Allora, ricordatevi, cari amici, che quasi tutti i personaggi che voi volete investigare li potete investigare anche ulteriormente avendo specifiche informazioni sulla moglie. Allora, su questa cosa qui io vorrei dire un'altra parolina. Com'è che noi, che siamo persone normali, quando possiamo facciamo stare la nostra moglie a casa, la quale un momento svolge le funzioni matriarcali e di casalinga, e questi strani personaggi, vedi caso, hanno sempre sistematicamente la moglie infilata or qua or là, ma soprattutto nei punti chiave chiavissima, capito? Dell'amministrazione statale. Ah, l'ultimo dato è stato molto interessante, di quel personaggio che gli hanno subito dato giustamente una bacchettata. Non dico il nome perché non mi ricordo, è una testa di cazzo, uno stronzo qualsiasi, il quale la prima cosa che ha fatto quando si è insediato come presidente della regione ha nominato immediatamente la sua amante. Ma che, Zingaretti? No, ma che Zingaretti? Dove? In che regione? Senti, c'ha un cognome un po' strano. Ha insediato la sua amante come capo dell'ufficio stampa. In Abruzzo. Adesso mi ricordavo neanche io il cognome. Ma lasciamolo stare. È uno che fugge e va, insomma. Sì, appunto, una merda come gli altri. Allora, ci denunci per Dio! Per calunnia, per calunnia. È incredibile, quante ne abbiamo fatte di denunce? Non c'è mai stata una controdenuncia. Appunto. Beh, il sistema di ignorare, no? Certo. Il muro di gomma. Perché loro lo sanno perfettamente che qualora ci denunciassero, controdenunciassero, sono cazzi acidi per loro. No, ci sarebbe un certo qua rinomanza che invece in questo momento non c'è. Langue, ma comunque in ogni tutto caso. Tutto langue. Esattamente. Allora andiamo avanti. Quindi che cosa è successo? Il signor Bassanini con la sua legge Bassanini 1 2 ter quater terque quaterque. Testiculi stactis, fra il 97, e 98, nel periodo di interregno fra i due governi Berlusconi, primo e secondo,
quando andò Prodi al governo, uno diciamo, dei suoi sodali è stato appunto Bassanini. Questo Bassanini apparentemente avrebbe svolto a primo acchito, così da un osservatore estraneo, diciamo non addetto ai lavori, anche un'opera benefica, perché effettivamente diciamo, il fine dichiarato era quello di rendere più snello snelle le procedure dello Stato, più snelle le pratiche, le burocratiche avrebbero dovuto essere. Infatti lo vediamo, sono passati 20 anni e vediamo come siamo. Allora, che cosa succede? Le cause penali, lo diciamo ai nostri amici, hanno un 72% di annullamenti, no? Causa troppi ritardi nell'espletamento di questa importante... Vanno in prescrizione per prescrizione appunto temporale. Esattamente. E allora, insomma, Bassanini fece questa sua, diciamo, opera ordinata dai soliti padroni e a favore delle compagnie di telecomunicazione, ovviamente. È naturale. Anche. E poi no, d'accordo con tutto diciamo fu soffocato in una coltre diciamo di oscurantismo vario, fino a che nel 2001 fu diciamo emanata la prima legge sulla pubblicazione degli atti e quant'altro diciamo di interscambio fra la procura e il tribunale e quant'altro, le cancellerie e gli operatori, quindi gli avvocati e quant'altro, attraverso la posta elettronica, solo che poi per una serie di vicende troppo lunghe da raccontare, è arrivato al 2014. Per la grande lentezza di questa burocrazia, quale vive e vegeta per annullare gli atti, per frenare l'evoluzione sociale e politica di questo paese. A livello intermedio, nel 2005 fu emanato il codice dell'informatizzazione dello Stato e poi tutta una serie di altre giuccole che non sto a dire, fino a che nel 2014 esattamente il 13 febbraio 2001 è quella iniziale, originale, e poi quella, diciamo, che ha dato avvio a tutto, diciamo, il motivo per cui oggi stiamo qui è il decreto ministeriale numero 44 del 21 febbraio 2011, che poi diciamo, ha avuto seguito fino a che con il decreto legge 24/6/2014 dal 30 giugno 2014 il deposito telematico è diventato obbligatorio per qualunque tipo di procedimento, ecco, e quindi è entrato in vigore definitivamente il 30 giugno 2014. Oramai però, sono passati circa un anno, le cancellerie sono nel marasma più totale, perché non solo non hanno risolto assolutamente nulla, ma addirittura il processo deve essere doppio, mentre prima l'avvocato produceva il faldone e poi tutta la documentazione e tutto il percorso cartaceo della procedura avveniva un'unica volta, qui invece devono avvenire ancora in materiale cartaceo e doppiamente in formula elettronica, del tutto inadatta, del tutto inefficace, del tutto inefficiente. No, il bello poi, tra l'altro, questo lo vogliamo dire, perché lo diciamo per i nostri amici, che le sentenze arrivano agli avvocati in via elettronica. Ora, questa è una cosa gravissima. Assolutamente, perché sì. Perché non è detto che un avvocato debba sistematicamente andare tutti i giorni a vedere se gli arrivano le sentenze sulla posta normale o sulla posta certificata. Per cui questa magari è un abuso incredibile. Magari in ferie. E magari in ferie, oltretutto. Oppure è emigrato in Australia, sì. No? Sì. Nel frattempo, in 12 anni, sì, l'avvocato può essere pure emigrato in Australia. Per sua fortuna. Per sua fortuna, certo. E lì almeno qualcosa... dove comanda veramente la mafia, soprattutto in certe zone di allevamenti, eccetera, dove praticamente tutte le tenute di lì sono tutte col nome delle persone rapite a suo tempo, hanno fregato i soldi, gli intestano, lo dico perché mio nipote ci ha lavorato, quindi, capito? Allora, lì le cose funzionano, capito? Certamente. Allora,
da questa, diciamo, premessa ne discende che il castello di costruzione che è stato fatto per mettere in piedi questa specie di ignominia, diciamo, statualizzata, praticamente c'è la necessità di andare a colpire chi ovviamente ha fatto delle porcate assolute, come appunto dicevamo prima, i illegali, illegittime e addirittura incostituzionali. Qui diciamo, noi abbiamo denunciato l'ex Presidente della Repubblica Gaglio Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Mattarella l'attuale, tutti i membri dei governi sono succeduti a partire dall'approvazione del DPR del 123 del 2001, come abbiamo detto prima, tutti i consigli superiori della magistratura con i loro consulenti che si sono avvicendati in questi 14 anni, tutti i presidenti e le relativi corti di Cassazione che si sono avvicendati in questi 13 anni e poi tutti quelli che sono per vari motivi e varia natura coinvolti. Perché? Perché tralascio, diciamo, l'elenco dei reati presunti e comunque riscontrabili, per passare a chiarire un po' come sta la situazione. Tu devi chiarire esattamente per i nostri amici che esattamente le assolute illegalità e illogicità correlate con questa cosa. Assolutamente. E infatti io che cosa dico qua? Difficile immaginare una serie di provvedimenti più scellerati e di netti. E che cosa dice? La disciplina sul processo civile telematico, stratificatasi sin dal 2001, come detto, con la legge che abbiamo citato prima, anzi il decreto del Presidente della Repubblica in prima persona quindi, ha delineato un quadro normativo tutt'oggi confuso e lagunoso, viziato ab origine dall'idea di poter digitalizzare il processo rattoppando qua e là il codice di procedura civile, tuttavia pensato ovviamente per atti, documenti, copie, depositi, comunicazioni e sottoscrizioni su carta, quindi tutt'altro genere di natura, è come voler applicare le formule fisiche a un qualcosa che non è fisico. Naturale. No, le formule... Ai sogni. Ai sogni, ecco. Oppure a un diciamo, sistema solare dove la gravità del Sole è 2000 volte più alta di quella del Sole. Quindi tutte le formule relative applicabili sul sistema solare non sono applicabili lì. E quindi è del tutto inopinabile pensare a cose del genere. E quindi... Fra l'altro, questo sistema risulta ancora molto rigido e poco usabile perché non sono stati poi, diciamo, messi a disposizione tutti gli applicativi, gli sottostrumenti e tutte le varie modalità di agire che dovrebbero essere, diciamo, contestuali all'emanazione della legge. Quella che ha messo in regime appunto questo doppio regime. L'ha dovuto lasciare il doppio regime perché il regime informatico telematizzato non funziona. Ma non solo non funziona, ma non è capace nessuno di farlo funzionare, a cominciare dai funzionari dei tribunali, i quali tutto sanno operare, dovrebbero essere tutti operatori ad altissimo livello. Certo. Quindi più che presentare delle documentazioni sul titolo di studio acquisito nelle vecchie università italiane, dovrebbero acquisire un corso di aggiornamento di un anno e mezzo, certo. Di un anno e mezzo nell'informatica. Allora, ma soprattutto un sistema basato essenzialmente sulla PEC che costituisce uno strumento articolato e poco flessibile, piuttosto che ad esempio sul semplice upload dei file contenenti atti e documenti da depositare previa autenticazione del soggetto e sul rilascio allo stesso della ricevuta di avvenuto caricamento del file da parte del sistema. Questo avrebbe un senso logico, non il fatto che io ti trasmetto una pecca che chissà cazzo se davvero ti è arrivata, perché è vero che a me mi arriva la ricevuta di consegna, ma ricevuta di consegna al computer che potrebbe essere anche malfunzionante. Esattamente. Per esempio. Esattamente. No? Esattamente. E quindi il lettore non funziona e quindi l'impiegato della postazione su cui arriva il server magari non la riesce a leggere e magari la distrugge.
Allora, diciamo che la PEC può essere utile soltanto, dico io, nei rapporti interni, ad esempio fra gli ordini professionali, certo, questo certo, sì, certo. Perché un ricevimento di certe certo, normative certo. e di certe cose. Certo. Poi come raccomandata personale, individuale ai propri amici e conoscenti, questa è la PEC, dopodiché non può contare per altro. Non è inutile che loro a un certo punto si sono inventati la PEC attraverso la quale, mi diceva tempo fa un amico, che quella PEC che ti fanno avere gratuitamente alla posta, vai all'ufficio postale e ti fanno un accredito. È una PEC limitata ovviamente. No, a parte quello. No, ma il bello dice, stai ben attento che dopo ti arrivano le tasse, ti arrivano tramite PEC certo. e tu non sai vedere se sono arrivate, non puoi fare ricorso. Certo. Non mi è arrivato mai un cazzo, io nemmeno lo vado a cercare. Ma è così. Sì, in teoria è così, ma insomma. Allora, la cosa più importante poi è che questo sistema non è idoneo a garantire la verifica dell'autenticità dei documenti emessi nel fascicolo informatico, cosa per cui questi documenti sono dal giurisprudenza considerati nulli, in quanto all'interno di questi file è possibile interagire certamente. Anche dall'esterno. Certamente. E quindi la cosa più grave di tutte è che non è garantito un sistema di conservazione dei file a norma giuridica impermeabile. No, questo dillo, che seguita qui, perché questi file sono in sostanza dopo di proprietà. Dopo lo seguiamo, adesso questo sì. è un indice che sto facendo. Ma soprattutto si dovrebbe chiarire come è possibile poter assicurare la conformità alle norme sulla conservazione ad oggi non risulta che qualcuno si stia occupando della conservazione a norma degli atti processuali digitali e dei fascicoli processuali informatici del processo civile telematico. In effetti non è dato sapere nemmeno se il Ministero della Giustizia abbia già provveduto ad istituire archivi digitali centralizzati dentro strutture dello Stato, ovviamente, a disposizione di tribunali e corti ed abbia nominato un responsabile, perché ci vuole anche un responsabile, della conservazione, fra l'altro figura espressamente prevista dall'articolo 44 del CAD per il PCT, cioè il processo civile telematico. E quindi va rilevato ancora sul punto, in base a quanto stabilito dalla norma primaria o dettata dal CAD e dalle regole tecniche ivi richiamate, è evidente che i documenti non consolidati, non sto qui a spiegare cosa sono, e i fascicoli non opportunamente conservati, come già detto prima, non sono validi ai fini giuridici e rappresentano una evidente inosservanza anche di norme europee e di standard internazionali. Ignorare questa disposizione espone dunque a un grave rischio di nullità degli atti processuali e i fascicoli processuali informatici, ai quali potrebbe non essere riconosciuto il valore probatorio proprio degli atti di tale natura, mettendo evidentemente a repentaglio la certezza del diritto in ambito processuale. Questo hanno fatto i nostri cari signori governanti, ma soprattutto l'hanno fatto in compartecipazione col Presidente e la Corte Costituzionale e il Presidente e la Corte di Cassazione, che si sono alternati in questi 13 anni qui. Esattamente. Ma la cosa più grave arriva poi, non è solo questo. E alla faccia della sacra sindone. No, ma fra l'altro, poi ne parliamo, quindi tutto questo risulta di una chiara ed evidente illegalità diffusa, istituzionalizzata e diffusa, perché questo sta avvenendo in tutti i tribunali italiani. I tribunali italiani sono quasi un centinaio, parlo di quelli di tribunali civili, no? Certo. Un centinaio, e quindi questa gente qui, anche a loro inconsapevole ignoranza, stanno delinquendo. Esattamente. È il termine giusto, delinquendo. Delinquere. E quindi, allora, oltre a questo, nel processo telematico c'è anche un problema di giustizia, adesso mi spiego meglio, non solo un problema di correttezza costituzionale e di ambito giudiziario, ma proprio di giustizia. Perché? Perché la giustizia che cosa impone?
L'articolo 3 della Costituzione impone la parità di trattamento fra tutti i cittadini, infatti alle spalle del giudice in tutti i tribunali c'è scritto la legge uguale per tutti. Non a caso, perché recepisce l'articolo 3 della Costituzione. Si, ma qui la legge non è uguale per tutti. La legge qui in questo caso non è uguale per tutti. Ti doveva essere scritto la legge è uguale per tutti, i coglioni. Certo, ovviamente. Allora, faccio rilevare alcuni aspetti. Come appunto aveva anticipato l'amico Giorgio, non tutti gli operatori della giustizia all'interno delle istituzioni sono all'altezza di gestire un sistema complicato come quello telematico, ma neppure molto più frequentemente gli avvocati sono capaci e abilitati a sostenere un sistema di questo genere che va a sconvolgere la loro prassi quotidiana. Non solo, ma un avvocato, anche un avvocato diciamo di media portata, che ha ovviamente uno studio legale di media portata, che ha un certo numero, ma ormai sempre più limitato, di clienti, dovrebbe assumere una persona ad hoc che deve essere esibire, come una volta si assumevano le dattilografe che esibivano il diploma in dattilografia. Ed erano brave, 120 battute al minuto minimo. Esattamente. E mi fa ridere sta cosa, perché oggi ormai è un fatto automatico. All'epoca dovevi andare da questi istituti, uno come erano notissimo, mi ricordo più come dove pagavi fior di soldi per poter imparare. Sì. Adesso dovrebbero assumere sulla base di diplomi, di certificazione, di aver superato dei corsi notevoli, non per sapere come si usa il computer, dovrebbero essere dei programmatori. E quindi cioè dovrebbero sobbarcarsi l'onere di pagare delle cifre notevoli per la segretaria. No, ma anche soltanto per sostenere i corsi già per gli impiegati di aggiornamento. Certo. Corsi di aggiornamento. Certo, i corsi di aggiornamento per tutti quelli all'interno dello studio che hanno bisogno di interfacciarsi col regime, col sistema. E quindi... Quindi questa conoscenza presupposta dal legislatore in realtà non, ancora a distanza di 20 anni, ancora non sussiste, e quindi soprattutto per esempio gli avvocati piuttosto anziani che sono la maggioranza e non hanno grandi studi legali e che magari operano singolarmente sono quelli che messi fuori gioco dal mercato. Ai tribunali di Roma, che noi frequentiamo molto spesso, sono tutti questi avvocati già molto attempati, che hanno una grande esperienza ma non esperienza informatica, ignoranza informatica assoluta, e sono moltissimi. E quindi qui non sto a dire tutto, perché facciamo riferimento a tutta una serie di normative che non è il caso di andare a citare, perché facciamo riferimento proprio a anche giurisprudenza specifica e quindi non è il caso di entrare nel merito, ma c'è una sperequazione già solo per questo fatto che abbiamo detto di violenza costituzionale. Che non si rinverrebbe se non ci fosse costituito un sistema così complesso e vincolante, e si addivenisse invece al semplice utilizzo dell'invio ad esempio di un unico fascicolo tramite posta certificata. Potrebbe essere un'altra soluzione, no? Certo. E quindi la cosa ancora più grave è l'illegittimità costituzionale in riferimento all'articolo 24, perché l'articolo 24 è quello che dà le disposizioni in merito alla difesa giudiziaria, e in questo caso che dicono che l'articolo 24 garantisce a tutti di avere accesso alla giustizia in maniera equilibrata, e invece no, non è così, perché se tu hai un avvocato con un grosso studio che ha anche un informatico esperto a disposizione può fare alcune cose, se non ce l'hai questo avvocato purtroppo quelle cose lì non le può fare, questo è una sminuizione delle capacità di stare in giudizio. Certamente. E quindi è una sperequazione. Certamente. Quindi tutte le considerazioni su questo che vogliamo fare, ma soprattutto esiste una seconda e terzo livello di sperequazione o di
illegalità e incostituzionalità, e cioè occorre, questo la leggo perché non è molto lunga, ma è la, diciamo, la ciliegina della torta, no, la solita ciliegina. Occorre a questo punto affrontare una successiva fase di analisi, capire bene il quadro di riferimento che evidenzia un secondo livello di pericolosità e il significato di sovranità popolare e dello Stato. Un'ulteriore trappola di riduzione dei diritti sovrani messa a punto dal sistema mondialista potrebbe proprio essere ravvisabile nel tranello del processo civile telematico. Per chiarire meglio, in America, ma anche in Europa, ci sono già state e sono in corso cause civili sotto il profilo del diritto in merito alla proprietà del contenuto e alla proprietà dello strumento, il contenitore, che gestisce l'opera dell'ingegno. Inteso per opera dell'ingegno, il processo o la arringa sostenuta o la tesi difensiva sostenuta dal difensore, no? O dall'accusa. Esempio per esplicitare il concetto: se qualcuno realizza un progetto ingegneristico con AutoCAD, che è un software di disegno tecnico, il contenuto intellettuale ovviamente è di proprietà di chi effettua il disegno tecnico, ma costui è in eterno ed inesorabilmente, imprescindibilmente ed indissolubilmente legato alla società proprietaria del software AutoCAD. Per cui si diventa succubi e soggiacenti in tutto e per tutto al proprietario di AutoCAD. Paradossalmente, ma neppure tanto, se il proprietario delle licenze AutoCAD un giorno decidesse di chiudere l'attività e ritirare le licenze, tutto il patrimonio intellettuale vincolato a quel software potrebbe andare in fumo o comunque diventerebbe indisponibile a chi ha realizzato il progetto tecnico attraverso l'applicativo di disegno tecnico denominato AutoCAD. La stessa cosa si può affermare per Microsoft e qualunque altro software applicativo. OpenOffice, il cosiddetto antagonista di Windows, eppure tutti i software open source sono del tutto analoghi anche sotto l'aspetto giuridico di questo fatto qua, logico di questo fatto qua. Portare la gestione della giustizia totalmente sotto il controllo elettronico significa cedere completamente il valore, l'essenza, le prove, i documenti, le registrazioni o qualunque altro contenuto di esclusiva proprietà dei cittadini, della giustizia, del Ministero e dello Stato ad altri, pure possibili ignoti ed incontrollabili gestori, che di fatto finiscono per essere gli unici veri detentori. Questo senza più alcuna possibilità di potenziale contrattazione, perché è loro, e non c'è discussione su questo, non c'è nessuna possibilità di interpretazione, il che ne implica la totale ed indiscutibile disponibilità, liberalità ed arbitrarietà nella gestione degli atti che viceversa dovrebbero essere sotto il controllo del Ministero della Giustizia, della magistratura o al limite delle cancellerie. Per spiegare un momento questo concetto, facciamo un esempio tratto dall'esempio del grande professor Auriti. Così come la moneta aurea o argentea, che vale in se stessa, è comunque di proprietà del portatore. Certamente. Io sono proprietario di una moneta d'oro e se voglio ci faccio un gioiello per la mia amante, certo, o volutamente per un mio amante, è mio. Che mi devo tenere alle regole. La stessa cosa si deve dire di un progettista, il quale c'ha penna, matita, compasso, lampadina con cui vede un tavolo e disegna, scrive, pittura. Quella è tutta roba sua, la carta l'ha comprata, ce l'ha lui. Ma nel momento in cui il signore fa un progetto, magari in Indonesia, in Cina, vai a capire dove cazzo sta il server di questa AutoCAD, non può essere più il proprietario. Esatto. Non lo è nei fatti. Allora, e questo appunto, e quindi per confermare quello che lui ha surrogato adesso, Giorgio, e quindi sequenzialmente anche di questa opera dell'ingegno, quale può essere considerata la ringa del difensore o dell'accusa nel procedimento giudiziario, se ne potrebbe avvantaggiare chi dispone delle chiavi del software, facendo diventare di fatto proprietario, gestore e detentore a tutti gli effetti sia della risorsa, atti, documenti, prove, arringhe, che del valore professionalmente espresso dagli operatori di giustizia, quindi, come ho detto, anche delle capacità intellettuali intrinseche, non tanto del documento, ma della sua azione di studio, di ricerca, di analisi, no? In esso software contenuti.
è quindi possibile paventare che da un momento all'altro, e già sta succedendo, il proprietario del software di gestione dei documenti PEC o software vari di gestione e archiviazione possa avanzare la pretesa di considerare come propri i faldoni elettronici delle cause che verranno trattate su supporti informatici o telematici. Per la cronaca, sotto il profilo giuridico e giudiziario, sia Microsoft che AutoCAD stanno avendo dei problemi proprio perché una privata e personale proprietà intellettuale di fatto diventa proprietà del software che la gestisce, e stanno però per fortuna perdendo le cause. Ma il problema è grave e sussiste. Fate conto che il gestore di PEC fallisca o se semplicemente entrassero in sciopero i dipendenti, ad esempio di Aruba, cosa potrebbe succedere? Ve lo dico io, potrebbe succedere che i vostri documenti vanno in mano a chiunque, o che non vanno in mano a nessuno, oltretutto, o che non vanno a nessuno, vanno persi, vanno come se fossero andati distrutti, come se le opere di Platone fossero tutte andate distrutte. Esattamente. Fra 30 anni, 50 anni, 2000 anni nessuno saprà più che cazzo è successo qui da noi. Allora, i rotoli del Mar Morto, e con questo la chiudiamo. No, ma aspetta, no, devo dire poi un'altra cosa. I rotoli del Mar Morto non sono come la Sacra Sindone, esposta no. Qua e là. Quando li hanno trovati, i rotoli del Mar Morto? Li volevano occultare, davano fastidio. Poi li hanno affidati a questo e a quello, noti esperti biblisti. In ogni caso, i rotoli del Mar Morto sono stati trovati, è vero, perché qualcuno li ha inguattati. Ma parliamo di una cosa del 1945, ricordiamolo agli amici, esatto. Che, di cui loro molto probabilmente non sanno nulla. Certamente. E intanto sono stati inguattati, in quanto sono stati ritrovati grazie a una serie di stranissime coincidenze, tra cui anche la temperatura e il clima di quelle zone. Ma perché sono stati trovati? Perché sono stati scritti su un computer, è tutto lì la faccenda. È chiaro? Se erano sul computer non sarebbero rimasti. No. Ma la cosa importante, voglio dire, alla fine di tutto questo, quindi visibilmente si viene a ravvisare un triplo livello di sperequazione, di vessazione e di sottrazione di diritti. Quindi un primo, quello degli avvocati ed operatori che abbiamo detto prima, a qualunque titolo all'interno dei tribunali e fuori, no, che non possono interagire compiutamente a secondo della situazione in cui si trovano. Ma un secondo livello di sottrazione e soppressione degli atti elettronici, no? Quello che abbiamo detto adesso, ma un terzo ed ultimo livello, ma è il primo in realtà, che è quello del diritto alla privacy di ciascun cittadino. E invece in questa situazione di caos totale, di far west totale, chiunque potrebbe andare a impossessarsi attraverso Aruba, per esempio qualcuno dei tecnici di Aruba o di Tiscali o di Microsoft, chi cazzo vuoi, no, invece i cui documenti attualmente utilizzati per i vari procedimenti vengono registrati nelle memorie dei server dei gestori di PEC, quando invece dovrebbe essere garantita la massima sicurezza e essere messi a disposizione questi server dalla magistratura, dalle cancellerie. Come minimo. E invece, le mani sopra. E invece, eccolo qua la cosa. Esattamente. Quindi una puttanata assoluta, totale. Come ci hanno abituato da sempre i nostri cari governanti, che non capiscono un cazzo di niente. Allora, come minimo. Per non dire che invece sono collusi col sistema mondialista. Allora, sempre per ritornare a quella bellissima immagine che noi vediamo esposta a Torino, ed è uno strumento molto importante di turismo, certo, torinese, assolutamente. Talché il buon Papa è andato a incontrare certi esponenti di una religione, ed sì, era a braccia aperte, sono state accolte eccetera, dimenticando che quegli esponenti di quella religione sono stati a suo tempo, quando la Chiesa era quella che riteneva, perseguitati, ammazzati, no, e bruciati. Ma tu non sai che quello che è andato a abbracciare non l'ha abbracciato perché era il presidente della Chiesa metodista, sì, che non so che cazzo era, no, evangelica. Non mi ricordo. No, l'ha abbracciato perché un fratello loro. Cioè? Come Zagami, no? Un fratello. Ah, ecco, per una fratellanza di quel tipo. Ma certo. Siamo andati a indagare e abbiamo scoperto questo. Non riuscivo a capire. Perché la Chiesa Valdese è molto inquinata, forse ancora di più della Chiesa Cattolica. Capito? Che volevo dire, in ogni caso, l'apparizione della Sacra Sindone
è un'apparizione che non possiamo negare. Cioè, nel in che senso? Che è apparsa da nulla. Che, c'è lì, uno dovrebbe andare lì, tozzare, si sa che è un telo, è un sacro telo. Che sia sacro, loro lo dicono, no? Che come diceva sacro non significa occulto, che ci sia, quindi occulto è stato occulto per tanti anni, che quindi ci sia, sicuramente ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, certo, come araba fenice questo vola or qua or là, parlo della sacra sindone, non della primula rossa, ecco. Allora potrebbe capitare benissimo che io senza volerlo apro il mio computer e c'è tutta una requisitoria contro le capacità sessuali di Nicky Vendola, ad esempio, ma del quale a me non mi interessa niente, certo, giusto? Certo. O della sorella di Matteo Renzi, che anche quella una donna politica di grande vaglio, no? Certo, certo. È sindaca, mi pare. Ma non so, sì, ma ti pare sindaca. Sono tutti della stessa razza. Allora, praticamente, capito, ma io non ne voglio sapere niente, perché me lo mandi a me? Ti sei sbagliato nell'indirizzo? Ecco, allora, noi ci rivolgiamo a Matteo Renzi a ciò che tuteli, no, il buon nome della sorella, dopodiché saluti a Sorreta, va bene? Viva le fratellanze e le sorellanze, esattamente, quelle vere però.